Si è svolta a Torino, nel grattacielo della Regione Piemonte, la conferenza stampa di inizio anno. In un ampio discorso ai giornalisti, il governatore Alberto Cirio, insieme agli assessori in carica, ha esposto i risultati ottenuti fino ad oggi, ma soprattutto ha descritto quali saranno le manovre che verranno messe in pratica nel 2023. Ben ritrovati con l'informazione di Telegrande, prima edizione per questo 2023. In apertura, attenzione alla cronaca. Attraverso le dichiarazioni di Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Attività Produttive del Senato, il quale ha così commentato le parole del presidente Sergio Mattarella in occasione del messaggio di fine anno. Mi unisco all'invito rivolto dal presidente Mattarella ai giovani. Quando guidate, avete nelle vostre mani la vita e quella degli altri. Non distruggetela per un momento di imprudenza, non cancellate il vostro futuro. Troppi gli incidenti stradali e troppi i morti che a causa della velocità, della leggerezza, del consumo di alcol e di stupefacenti si verificano ogni anno sulle nostre strade, molti dei quali coinvolgono ragazzi. A livello mondiale, prosegue Bergesio, gli incidenti sono la prima causa di morte tra i giovani tra i 5 e i 29 anni. In provincia di Cuneo, dal 1998 ad oggi, gli incidenti stradali mortali sono stati oltre 1800, numeri che impressionano. E nuovo anno, progetti realizzati e progetti che verranno realizzati. Si è parlato di tanti argomenti nel corso della conferenza stampa di inizio anno tenutasi nelle scorse ore presso il grattacielo della Regione Piemonte. Il governatore Alberto Cirio ha descritto in un'ampia panoramica il grande lavoro fatto fino a qui e tutto quello che c'è ancora da fare nel corso del suo mandato. Cominciamo a sentire alcune delle sue dichiarazioni. Si è svolta nella mattinata di lunedì 2 gennaio presso il grattacielo della Regione Piemonte la conferenza stampa di inizio anno. Il governatore Alberto Cirio, insieme agli assessori della giunta in carica, ha parlato non solo dei progetti realizzati, ma soprattutto di quelli che saranno realizzati nei prossimi mesi. Ringrazio gli alleati che hanno dimostrato apprezzamento per il mio lavoro e il mio ruolo. Nei prossimi mesi parlerò direttamente con la coalizione, perché io sono espressione di una coalizione, decideremo quella che è la scelta migliore. Però quello che mi interessa oggi è continuare a lavorare guardando avanti, con un 2023 che finalmente vede raccogliere i frutti di tanti lavori, perché l'Italia è un paese complicato e riuscire a risolvere le cose è altrettanto complicato, specie se i problemi sono vecchi di decenni come sono i problemi del Piemonte. Però il fatto che io vi parli dal grattacielo della regione, che tutti hanno visto essere un'opera che sembrava non sarebbe mai finita, invece noi l'abbiamo finita, l'abbiamo completata, ci abbiamo lavorato, ci abbiamo messo impegno, così come abbiamo fatto ripartire la Sticulina, la Pedemontana, la TAV che era ferma, il Terzo Valico, così come cerchiamo di lavorare sugli ospedali, individuiamo con il sindaco Lo Russo la nuova area per l'ospedale di Torino Nord, abbiamo trovato i finanziamenti per altri 8 ospedali. È ovvio che adesso bisogna progettarli, individuare i terreni, e tutto è fonte sempre di complicazioni, però io ho imparato anche per la mia attività professionale che un giorno si prepara il terreno, poi si semina, poi si cura la pianta e poi si raccolgono i frutti, e finalmente i frutti si raccolgono perché le opere iniziamo a vederle. Il Piemonte era ai margini dell'Italia perché veniva considerato un po' francese, un po' lombardo, un po' svizzero, a seconda di dove guardavi. Oggi il Piemonte è il cuore dell'Europa e lo è grazie alla TAV, grazie al Terzo Valico, e il fatto oggi di poter essere una regione che è il crocevia di tutto il trasferimento delle merci a livello internazionale ci fa diventare appetibili anche per tante realtà importanti, su cui io mantengo la riservatezza, perché ho imparato che le cose si dicono quando si ottengono, soprattutto quando riguardano interessi economici importanti, che sono sì di chi investe, ma anche del nostro territorio, perché oltre a dare la salute io mi sono posto l'obiettivo di garantire i posti di lavoro, che è quello che davvero dobbiamo dare ai nostri giovani. Io vado fiero del fatto di aver lavorato tanto per aprire quel lucchetto che aveva in qualche modo bloccato il Piemonte quando io sono diventato presidente. Dopo pochi mesi è arrivato il Covid e quindi una regione ferma su tanti progetti, ho dovuto affrontare una regione che nell'emergenza sanitaria doveva essere gestita pensando all'emergenza del quotidiano.
Adesso da pochi mesi l'emergenza è finita, ci permette di guardare di nuovo in prospettiva e quindi le opere pubbliche che ripartono sono ciò a cui tengo di più, finire e completare le opere che erano state lasciate a metà è per me un obiettivo fondamentale, lo dimostra questo grattacielo. Il Piemonte innanzitutto è la prima regione d'Italia per le quarte dosi fatte nei confronti delle persone fragili e questo è un primato, non è che uno voglia vincere la classifica, ma essere ai primi posti vuol dire che hai messo in sicurezza le persone più fragili della tua regione. Questo è frutto del grande lavoro che noi in Piemonte abbiamo fatto e che oggi raccogliamo anche con dati per quanto riguarda sia i contagi che i ricoveri, che sono totalmente sotto controllo. Abbiamo voluto mettere vie precauzionali per l'arrivo al nostro aeroporto di Torino, proprio perché la precauzione ci ha insegnato che porta buoni frutti anch'essa e quindi è necessario rimanere prudenti. E oggi, come tutti i lunedì, noi facciamo il nostro Dir May, perché ormai da più di 2 anni ogni lunedì noi monitoriamo con attenzione la situazione. Tema particolarmente sentito e trattato in sede di conferenza stampa sono state le infrastrutture piemontesi. Ascoltiamo ancora il governatore Cirio nel prossimo servizio. La soddisfazione di questa conferenza stampa è una soddisfazione che nasce dal fatto di aver potuto, comunque nonostante questi mesi di grande difficoltà, riuscire a compiere quella che per noi era l'opera più importante, cioè sbloccare le tante cose che nella nostra regione erano bloccate. Era bloccata la TAV, era bloccato il Terzo Valico, era bloccato questo grattacielo dove noi oggi siamo e che stiamo utilizzando come giusto che sia, perché è fatto con i soldi dei cittadini e per perfezionare il risparmio che il grattacielo deve realizzare doveva essere utilizzato, perché questo ci permette di abbandonare le quasi 30, oltre 30 sedi che la Regione Piemonte ha disseminate nella città di Torino e quindi realizzare anche quel beneficio economico oltre che funzionale. Ma questo era bloccato, era fermo il Terzo Valico perché era tutto bloccato il criterio di assegnazione delle risorse ai comuni, era ferma l'Asticuneo perché il penultimo lotto non era partito, era ferma la Pedemontana perché c'erano i problemi di Pedemontana col rischio che i soldi venissero persi perché i tempi non venivano realizzati. Erano ferme tante opere, grandissime, grandi o anche piccole, ma il nostro obiettivo era quello di sbloccarle, tant'è che l'immagine che abbiamo voluto utilizzare per questa conferenza stampa è quella di un lucchetto aperto. Il 2023 sarà un anno importante per la TAV, che era ferma e che oggi non è più ferma. Questo 2023 sia un anno determinante perché è l'anno dell'affidamento della gara per lo scavo del tunnel di base del lato Italia, cioè della nostra parte. L'Asticuneo, questo è l'anno decisivo dell'Asticuneo, nel 2022 abbiamo fatto ripartire il penultimo lotto, attendiamo per il 20 di gennaio il passaggio per l'autorizzazione dell'ultimo lotto in maniera che ci sia continuità senza interruzione tra il cantiere del penultimo lotto e il cantiere dell'ultimo lotto, in modo che entro primavera 2023 il penultimo lotto sarà completato e entro il 2024 l'opera sarà completata e realizzata. Opera che era ferma, perché anche questa opera era ferma, ricorderete, anche con responsabilità di governo dei governi passati, perché non c'era la chiarezza su chi dovesse realizzarla, chi l'avesse pagata, chi non l'avesse pagata, e tutto però a danno del fatto che i cittadini rimanevano senza strada. Questo 2023 è l'anno decisivo e nel 2022 sono ripartiti i lavori che stanno andando a grande velocità, così come sul Tenda il 2023 sarà l'anno della definizione della canna per riaprire la viabilità sul Tenda. Noi qui abbiamo un ruolo più di diciamo sollecitatore che non ruolo diretto, però non l'abbiamo mai fatto venire meno e soprattutto abbiamo garantito attraverso il collegamento ferroviario che non ci fosse l'isolamento di tutte le montagne del Cuneese durante il periodo invernale attraverso le nostre i nostri collegamenti ferroviari, le navette che gratuitamente permettono il passaggio da Tenda su Limone. Quindi è l'anno della viabilità anche sul Tenda. Infrastrutture non sono solo stradali, sono anche ferroviarie. Nel 2023, grazie all'accordo siglato nel 2022, accordo che mancava in Piemonte da 15 anni per quanto riguarda il contratto che regola
i rapporti per il servizio dei treni nella nostra regione, riaprono la Casale Mortara, riaprono l'Alba Asti e riprende l'iter per la Novara Varallo, che sono le tre linee che erano state sospese, che noi abbiamo inserito all'interno della nuova programmazione. Nelle prime due, Casale Mortara e Alba Asti, sono già in corso i lavori fisici per riattivare le linee, perché nel corso degli anni avevano bisogno di essere riattivate. Sulla Novara Varallo, all'interno delle aree interne, useremo una quota delle risorse delle aree interne finanziate da Bruxelles per riattivare il collegamento su Varallo. Altro argomento significativo per il quale il lavoro da fare non è mai abbastanza è quello che riguarda il settore della sanità. Completiamo le dichiarazioni del governatore relative a questo tema. Sentiamo. Quindi due buone notizie. Uno, che il governo ci ascolta, e quindi questo è importante, perché questo è un buon segnale. Se nella prima finanziaria, a due mesi dall'insediamento, abbiamo avuto lo strumento per l'opera più importante, ci fa ben sperare per il futuro. Due, finalmente c'è un soggetto che, ribadisco, sarà un soggetto della pubblica amministrazione. Il commissario che noi sceglieremo d'intesa con il governo sarà un funzionario pubblico, un avvocato dello Stato, un prefetto, però una figura di alta professionalità, commissario pubblico, una figura pubblica. Tra l'altro, sapete quanto costa un commissario? Più o meno 30.000 euro all'anno, per dire che non è un costo che uno pensa che possa essere gigantesco, perché sono figure della pubblica amministrazione. Quindi, Parco della Salute di Torino, l'intervento sulle molinette ve l'ho già citato in precedenza, abbiamo stanziato 30 milioni di euro, partono i lavori adesso da gennaio, partono sulle controsoffittature, ma era dal 2013 che non si mettevano soldi su quest'opera, e entro l'anno partono i lavori per il pronto soccorso delle molinette, che sapete essere uno dei punti nevralgici più critici sotto il profilo strutturale. I nuovi ospedali per quanto riguarda l'edilizia sanitaria, Alessandria, Cuneo, Savigliano, Ivrea, Torino, Vercelli, l'Asto 5 e il VCO, interamente finanziati attraverso due strumenti, uno lo strumento dell'INAIL, l'altro lo strumento dell'articolo 20. Che cos'è lo strumento dell'INAIL? Soldi dello Stato, con una procedura per cui l'INAIL ti fa l'opera e poi te la affitta e dopo tot anni diventa tua. Oppure ex articolo 20, soldi che è un cassetto che lo Stato ha con i soldi per l'edilizia sanitaria piemontese, che tu decidi come spendere, trasmetti a Roma e loro te li autorizzano, quindi stanziati per noi. Interamente finanziati con quest'anno, che sarà per noi un anno molto importante, perché è l'anno dell'avvio delle progettazioni. Presente a Torino anche l'assessore alla sanità Luigi Icardi, ascoltiamo le sue dichiarazioni e previsioni per il 2023. In sede di conferenza stampa qui al Grattacielo di Torino parliamo di sanità, in particolare per quanto riguarda la provincia di Cuneo. Sì, ma abbiamo l'ospedale di Cuneo che ha già un ottimo livello di progettazione. Abbiamo l'advisor che sta valutando la convenienza del partenariato pubblico-privato realizzato da una ditta privata con anche una previsione del circa il 30% di contributo pubblico e l'appalto tradizionale o quello INAIL. Credo che entro fine mese, non oltre, dovrebbero consegnarci il PSC, il Public Sector Comparator, che è quel documento che identifica qual è la nostra convenienza, e quindi noi sceglieremo quella strada e partirà la progettazione ufficiale. Il sito è individuato, c'è già tutto, insomma, quello è già in fase avanzata. Savigliano, abbiamo identificato il sito, in questo momento il Comune sta elaborando una variante molto rapida per mettere a posto sotto questo profilo acustico il sito, quindi partirà immediatamente dopo la progettazione, ma mi dicono che siano arrivate proposte di partenariato e quindi anche lì faremo la valutazione con gli advisor, quella che sarà la più conveniente, appalto tradizionale INAIL, che è il finanziamento importante di INAIL anche su Savigliano, e sarà poi la nostra scelta, ma sempre secondo la maggiore convenienza della pubblica amministrazione, cioè dell'azienda sanitaria. Come diceva il governatore, comunque un 2023 che potrebbe veramente essere un po' l'anno della ripartenza sotto tutti i punti di vista, anche sanità. Abbiamo avuto qualcosa da fare prima, adesso ci occupiamo anche dell'edilizia sanitaria. Il 16 riparte il cantiere edilizia Monferrato, dove abbiamo messo 14 milioni, cantiere fermo da 10 anni, partono anche altri lavori, altre come a Borgo Manero, il cubolotto di Vercelli, insomma c'è tanta progettualità, ci sono tante cose da fare e speriamo che questa pandemia ci lasci il tempo di lavorare e di fare per i piemontesi.
In materia di sanità, con l'anno nuovo ci sono anche regole nuove in tema Covid. Con una circolare, il Ministero della Salute ha aggiornato la modalità di gestione per positivi, asintomatici e quarantene, per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che comunque non presentano sintomi da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare. In pratica, niente tampone di fine isolamento, se non si hanno sintomi si è liberi di uscire, anche se ipoteticamente si potrebbe essere ancora positivi. Per quanto riguarda il capitolo Cina, i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo potranno terminare l'isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare. È obbligatorio a termine dell'isolamento l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall'inizio della sintomatologia e dal primo test positivo ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare. Cambiamo argomento, parliamo ad inizio anno dei dati demografici che riguardano la città di Cuneo, la quale vede la popolazione in crescita. Sentiamo nel dettaglio come e dove sono costituiti i residenti cuneesi. Sono 55.934 i residenti a Cuneo al 31 dicembre del 2022. Sono 155 rispetto alla fine del 2021, quando erano 55.779. I dati demografici sono stati resi noti dall'ufficio stampa del comune. La maggioranza è rappresentata da donne, 28.957 in totale. Durante gli ultimi 12 mesi i nuovi nati sono stati 350, a fronte di 671 deceduti. A contribuire al saldo totale i 2.263 nuovi residenti e le 1.787 cancellazioni. Gli stranieri residenti in città sono 6.558, l'11,7% del totale. Le nazioni più rappresentate sono la Romania con 1.487 persone, l'Albania con 1.274, Marocco 620 e Cina 430, che coprono circa il 50% di tutti gli abitanti stranieri della città. La frazione più popolosa è Madonna dell'Olmo con 1.794 residenti, seguita da San Rocco Castagnareta 1.426, Borgo San Giuseppe 1.244 e Madonna delle Grazie 1.140. Il quartiere Cuneo Centro invece è quello con più residenti, 7.061 in totale. Guardando ai quartieri, Cuneo Centro resta la zona più popolosa con i suoi 13.520 residenti, seguita da Cuneo Sud 7.403 e Cuneo Ovest 5.503. Infine, un dato sulla popolazione più longeva, con una cittadina del 1918 a guidare la pattuglia di 24 residenti ultracentenari, 3 uomini e 21 donne. Parliamo di turismo. Coldiretti conferma a Cuneo e Boom Agriturismi, i quali sono stati in questo periodo la prima scelta nella Granda. È stato infatti un capodanno da tutto esaurito in provincia di Cuneo, fra enogastronomia, montagne e colline, con gli agriturismi in testa alle strutture maggiormente scelte dai turisti, seguiti dai bed and breakfast. I risultati sono stati tratti dai dati di Visit Piemonte riferiti alle prenotazioni online nel periodo natalizio dal 24 dicembre fino all'8 gennaio 2023. Afferma Enrico Nada, presidente della Coldiretti Cuneo, i visitatori nazionali e stranieri mostrano di apprezzare le proposte degli oltre 300 agriturismi della Granda, soggiorni di relax, cucina attenta alle stagionalità e alla valorizzazione delle eccellenze locali, oltre a molteplici attività e servizi per sportivi, curiosi, ambientalisti, amanti degli animali, appassionati della cultura e del benessere. Gli agriturismi di Terra Nostra Campagna Amica si distinguono per essere altamente qualificati grazie ai corsi periodicamente organizzati per i cuochi, contadini e per l'ospitalità. Per tutte le altre ulteriori informazioni potete visitare il sito www.campagnaamica.it. Restiamo a Cuneo, la Fondazione CRC promuove un interessante allestimento che porta i visitatori alla scoperta di un'inedita Cuneo medievale. Vediamo. Un appuntamento per riscoprire in qualche modo le origini e le radici della storia di Cuneo.
Sì, Cuneo Medievale chiude l'anno culturale per la Fondazione CRC. Io penso che questa sia una mostra molto importante, quasi nessuno di Cuneo conosce quello che scopriremo in questa mostra nel nostro spazio innovazione, fatto poi con tanta innovazione. Quindi io penso che con la mostra che inauguriamo oggi veramente concludiamo un anno ricco di manifestazioni che per il 30° anno della Fondazione hanno portato a Cuneo anche la importante mostra San Francesco, dove abbiamo 5 pale d'altare che non sono mai uscite da Venezia. Tantissimi spettatori sono già venuti, oltre 6.000 persone in pochi giorni, ma sono convinto che anche questa mostra porterà tutti i cuneesi a capire cosa c'è sotto Cuneo. Noi siamo una società strumentale interamente partecipata da Fondazione CRC che ha lo scopo di realizzare progettualità che vengono in qualche modo individuate dalla Fondazione. In questo caso si è voluto valorizzare la parte storica medievale della città di Cuneo attraverso un'esposizione che avrà 3 momenti, 3 step, e speriamo, e anzi siamo convinti, che soprattutto le scuole, soprattutto i cuneesi vorranno approfondire le origini della propria città e andare a scavare, ecco, diciamo, nella cultura cuneese, proprio per individuare quelle monumentalità che caratterizzano la nostra città. Questo allestimento è in realtà un percorso che noi proponiamo immersivo in una Cuneo medievale raccontata partendo dalla cronaca del Re Baccini, che è un cronista del 400 che ha narrato la storia di Cuneo dalle origini fino alla fine, appunto, del XV secolo. Partendo dagli spunti della sua cronaca, noi abbiamo cercato di collegare i siti da lui indicati collegarli ai ritrovamenti archeologici degli ultimi anni in città. E quindi in queste 3 puntate che noi abbiamo realizzato e che realizzeremo da qui fino a giugno, racconteremo qualche cosa delle chiese ritrovate, dei quartieri e dei personaggi. Quindi sarà un percorso a tappe, una serie a episodi che speriamo riesca ad avvincere e a dare spunti di riflessione a chi passa e va a visitarla. Terminato lo shopping natalizio, è tempo di saldi invernali. Come ricorda Confcommercio, la maggior parte dei territori ha scelto di andare avanti con la linea stabilita in occasione della conferenza delle regioni del 2016. Le vendite di fine stagione inizieranno quindi il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, il 5 gennaio 2023. Fanno eccezione 3 regioni, la Basilicata e la Sicilia, in cui i saldi sono iniziati il 2 gennaio, e la Valle d'Aosta, che ha fissato la data per il 3 gennaio. E in tema di saldi abbiamo intervistato Luca Chiappella, presidente della Concommercio di Cuneo. Uno sguardo ai saldi che arriveranno il 5 gennaio. Sì, 5 gennaio, che al tutto è anche la data del mio compleanno, quindi quest'anno festeggeremo il mio compleanno con l'inizio dei saldi. I saldi partiranno in tutta la regione Piemonte appunto il 5 e saranno per 8 settimane, sarà un appuntamento di nuovo importante che va un po' in continuità, si chiude la parentesi natalizia, si riapre soprattutto per il settore abbigliamento, calzature, ma ormai esteso anche altri settori, casa, arredo e quant'altro, e quindi diventa un primo test per vedere il 2023 come sarà. Noi i dati che pensiamo di rappresentare anche tramite il nostro centro studi nazionale ci dicono che la propensione alla spesa e l'attesa verso i saldi è sempre molto alta. In chiusura una segnalazione dal comune di Bra: per alcuni giorni non sarà disponibile in frazione Pollenzo il servizio di raccolta stradale degli sfalci verdi e delle ramaglie effettuato mediante il cassone scaricabile situato nei pressi dei giardini della rotonda. La struttura è stata infatti danneggiata nell'ambito di un incidente stradale che l'ha resa inutilizzabile. Il cassone dovrà essere pertanto sostituito. Nel frattempo resta possibile per gli utenti conferire gli sfalci, così come gli altri rifiuti, nel vicino centro di raccolta Consortile di Pollenzo. Operativo come di consueto il servizio di raccolta degli sfalci verdi e delle ramaglie a domicilio, secondo le indicazioni fornite dai calendari 2023 della differenziata. Per maggiori informazioni è possibile sempre rivolgersi all'Ecosportello. E con questo abbiamo terminato questa prima edizione del 2023. A voi tutti buon anno e buon proseguimento con i programmi di Telegranda.